ragazzi, abbiamo preso un brasiliano ballerino, abbiamo preso un brasiliano ballerino, ragazzi, non abbiamo preso Roberto Carlos, state tranquilli, non abbiamo preso Roberto Carlos, ma abbiamo preso Carlos Augusto. Cazzo, sì, ragazzi, finalmente un bel esterno che a me piace tantissimo, è un acquisto che mi piace tantissimo, spero veramente che possa fare bene, ma lasciate un cavolo di mi piace e se volete iscrivetevi anche per questo arrivo finalmente. Marotta e Ausilio fanno un altro colpo dei suoli e dimostrano di essere i due DS migliori della Serie A. Dai, cavolo, l'ho detto, ragazzi. Abbiamo i migliori dirigenti sportivi della Serie A. Marotta e Giunti e sì, Ausilio. Sono veramente, veramente due top in questo, in questa tipologia di settore sportivo. Mamma mia, quanto sono contento. Purtroppo se n'è andato Gosens. Ciao, ciao Robin. Mi dispiace che non ti sei fatto notare. Però comunque 15 milioni comunque sono abbastanza per l'Union Berlin. Quindi Gosens andrà all'Union Berlin in Germania, in Bundesliga, e quindi appunto si è sbloccata la trattativa che c'era da giugno. Io ho scoperto che c'era appunto porca miseria, questa trattativa con Carlos Augusto c'era già da un sacco di tempo, c'era da giugno, e si aspettava appunto che si liberasse qualcuno nelle fasce per far arrivare appunto Carlos Augusto. E appunto il partente è stato Gosens in questo caso. Adesso sono veramente contento. Carlos Augusto, penso che lo conoscete tutti se seguite la Serie A, è un esterno del Monza barra terzino, molto offensivo, molto tecnico e molto bravo anche a difendere. Io ho seguito così per sport, ho seguito così a caso il trofeo Berlusconi. E ho visto appunto che Carlos Augusto ha contenuto benissimo, mi pare, Pusilic, che è appunto l'ex Chelsea, l'americano appunto, e si è comportato veramente bene. Poi anche l'anno scorso è stato uno dei migliori esterni della Serie A, mi pare di averlo anche inserito nella top, e veramente un giocatore che sono veramente, veramente contento di averlo con noi all'Inter. Adesso dalla parte sua abbiamo Di Marco e Carlos Augusto, quindi abbiamo diciamo un reparto di sinistra veramente veramente eccezionale con Di Marco e Carlos Augusto. È un po' il reparto di destra che mi preoccupa un po', perché c'è ok che c'è Cuadrado, che comunque Cuadrado se vuole fare bene può fare veramente veramente tanto. A destra però il problema è un po' Dumfries, che è un po' un punto di domanda, molto spesso fa grossi errori. E spero che ne faccia pochi questa stagione, se no gliele tirerò parecchi dietro. A meno che appunto verrà messo in panchina da Cuadrado. Sarebbe abbastanza imbarazzante farsi mettere in panchina da un 37enne, che è appunto Cuadrado, che ormai 35-36 sono quasi quelli. Quindi farsi mettere in panchina da un quasi 36enne sarebbe abbastanza imbarazzante per Dumfries. Però qua non siamo a parlare di Dumfries, siamo qua per parlare del brasileo ballerino di Carlos Augusto. Sono veramente contento quindi, ragazzi, di questo arrivo. Lasciate un bel mi piace per questo arrivo. Marotta e Ausilio, vi adoro, vi amo veramente. Adesso però, ragazzi, prendetemi la punta, perché adesso abbiamo preso l'esterno, abbiamo preso i centrocampisti, ok? Però ci serve la punta, ragazzi. Non è che col Monza vado a San Siro io a vedere Monza senza la punta, eh? Cioè, per quel cambio che abbiamo Lautaro, Thuram e Correa. Lasciamo solo Lautaro e Thuram. Ragazzi, ci serve una punta, dai. Zapata adesso va alla Roma. Scamacca all'Atalanta. Quello lì dell'Arsenal vuole 30 milioni, 35, non so quanti ne voglia. Beton non lo vogliamo. Arnaldovic non è in vendita al Bologna. Ragazzi, a sto punto gioco io. Anzi, meglio di no perché faccio cagare. Gioca, non lo so, gioca mio fratello e andiamo a vincere, andiamo a giocare a Monza, col Monza. Quindi ragazzi, speriamo. Adesso ragazzi, mancano più o meno una settimana, adesso sono iniziati tutti i campionati, la Premier, la Bundes, la Liga. Adesso siamo noi gli ultimi che manchiamo la Serie A per partire. Quindi ragazzi, ci vediamo
nei prossimi giorni, se magari esce qualche novità di mercato, oppure nel caso ci vedremo direttamente con il post partita e con la prima giornata della Serie A del nuovo anno. Quindi ciao a tutti ragazzi e ci vediamo ai prossimi video.